cielo vestivo di nubi. Ed è bello, no? Questa immagine, questa idea del mare vestito di nubi, che sembra quasi un'immagine fatta recentemente, no? Dallo spazio, quando dai satelliti o dalla Stazione Spaziale Internazionale si vede questo mare che sembra coperto, no? Che sembra proprio vestito di nubi. Per cui un po' il fascino per la natura, per la bellezza della natura, ha attraversato i secoli, no? da sempre, da quando l'uomo ha cominciato a rendersi conto di ciò che lo circondava fino ad oggi, sente questo fascino, questa bellezza della natura e la descrive in tanti modi. E penso che quello che ci invita anche a capire questo discorso che fa il libro di Giobbe, quando dice, Dio dice a Giobbe nel libro, ma dov'eri tu? Tu sai chi ha chiuso il mare tra due mura? Sai chi l'ha rivestito di nubi? Come per dire, ma tu riesci a raggiungere il segreto profondo della natura, no? Riesci a capirne l'essenza o ti sfugge? Ed è chiaramente per insegnare, per chiedere all'uomo, no, di sapersi stupire, di saper anche capire che il mondo, che la natura, che ciò che lo circonda va più avanti di lui, no? È più grande di lui. E allora, se in questo senso viene anche l'ultima enciclica, no, che abbiamo saputo di Papa Francesco, dove parla anche della natura, del rispetto della natura, del rispetto del creato. E dice lui che non c'è modo migliore per avere cura della natura, per avere del mondo e degli altri, che saper gustare di questa natura, no? Saperla apprezzare fino in fondo, godere fino in fondo. E penso che in questa giornata in cui celebriamo anche la festa di Sant'Antonio, così, no? Celebrando all'aperto, davanti a queste montagne bellissime, il cielo che oggi è anche sereno, ci aiuta un po' a vivere questa dimensione, no? Dell'apprezzare, del saper gustare, del saper godere la natura fino in fondo. E allora se qualcosa di importante per noi, se qualcosa di significativo, è facile che anche cercheremo di averne cura, no? di prendercene cura, così come ci dovremmo prendere cura anche delle altre persone che ci circondano e che stanno intorno a noi. Quanto più li vogliamo bene, quanto più li ascoltiamo, quanto più sappiamo, lasciamo che ci interpellino. E anche l'uomo, essendo di fronte a questo mondo che non conosce, a questa natura che non conosce, allora da un lato si stupisce, no? Contempla, rimane stupefatto davanti ad essa, e dall'altro cerca di conoscerla, no? E quindi anche la Bibbia incoraggia, no? Al fatto di cercare di conoscere la natura, di studiarla, di studiare la scienza della natura, conoscere i boschi, conoscere gli animali, a quello di indagarla fino nei più particolari, no? della struttura della materia, della struttura dell'universo. E quindi dice, cercate, no? di contemplare, di godere e di conoscere questa natura, pur sapendo che va più in là della nostra comprensione, della nostra capacità di capire. Ma il discorso che fa Dio a Giobbe va anche più in là di questo, non gli parla solo di ecologia, non gli parla solo della natura, ma dice, perché Giobbe protestava contro Dio, no? Diceva, ma io sono un giusto, io non ho fatto niente di male, perché mi succedono tutte queste cose? Sapete che si era ammalato, sapete che aveva perso tutti gli affetti più cari, e quindi giustamente protesta, no? È arrabbiato contro il Signore. E il Signore gli dice, non soltanto tu conosci chi creava, eri lì presente quando veniva creato il mare, quando venivano creati i cieli, ma anche gli chiede, tu riesci a conoscere il segreto della tua vita, capire la tua vita fino in fondo. E questo dice anche, non solo a Giobbe, ma dice anche a tutti noi, no? Come a volte vogliamo un po' programmare, progettare, organizzare la nostra vita, ma in realtà va sempre al di là, no? È sempre qualcosa di più, qualcosa che non riusciamo a capire fino in fondo, che non riusciamo a cogliere, ad afferrare. E nonostante questo però ci viene chiesto di cercare di capirla, no? Il più possibile, di interrogarla, di sforzarci di arrivare al succo, no? Un po' della nostra vita e di viverla in fondo. Così come godiamo della natura, no? Godere anche della nostra vita in quello che ci è promesso. E alla fine però poi Dio dice a Giobbe non è soltanto conosci tu il segreto della vita, conosci tu il segreto della natura, ma anche dice tu hai parlato bene rispetto ai suoi amici, no? Sapete che gli amici di Giobbe cercavano di contestarlo, di dirgli se stai male è per colpa tua, perché hai fatto qualcosa per cui vieni punito, no? E invece Dio dice Giobbe ha parlato bene, c'è la sua protesta nei confronti di Dio, il suo non credere agli amici che cercano di consolarlo,
ma facendogli credere che sia lui la sua colpa. Quindi il suo protestare, il suo affermare la sua innocenza viene premiato da Dio. Gli dice, vedi, tu hai parlato bene mentre i tuoi amici no. E mentre nel Vangelo vediamo che Gesù dice ai suoi discepoli, no, che sono spaventati nella barca, gli dice, ma perché avete paura? No? E allora ci viene fin troppo facile anche noi giudicare un po' questi discepoli, no? Dire, ma se erano lì con Gesù, se aveva già moltiplicati i pani, se avevano visto come parlava al cuore delle persone, come curava i malati, perché avere paura, no? E quindi ci viene un po' da giudicare questi discepoli. Invece in realtà forse ci parlano della nostra vita, no? E ci dicono come l'avere paura fa parte della nostra esperienza comune, perché tante sono le problematiche della vita, perché tante sono anche le minacce che a volte incombono su di noi, perché è normale in tante situazioni avere paura. Però quello che dice Gesù è non abbiate paura. No? La Bibbia lo ripete tante volte, dall'Antico Testamento fino al Nuovo, non abbiate paura, non avere paura. E allora penso che questo ci indichi, no, un po' il modo in cui affrontare la vita. Cioè sapere che è normale, in certe situazioni, specialmente nelle più difficili, nelle più problematiche, temere, no? Temere per il futuro, avere paura, e allo stesso tempo sentire questa voce che ci dice con affetto, con calore, non avere paura perché non sei solo. Non sei solo perché c'è qualcuno che cammina con te dall'alto, ma perché soprattutto si manifesta attraverso tante persone che sono attorno a te, no? Che ti accompagnano nella tua vita, che non ti fanno sentire solo nel tuo cammino. E anche di tutto questo è stato anche un testimone di Sant'Antonio, no? Che sapete, prima era un monaco agostiniano e poi si è fatto francescano, no? Affascinato un po' dalla figura di Francesco, anche dalla bellezza del suo amore per la natura, per la povertà, per i poveri, per i piccoli. E Sant'Antonio aveva un po' un dubbio, no? che lo coinvolgeva, un po' che lo turbava, perché lui era appassionato di teologia, di scienza, era un uomo di cultura, mentre i francescani, Francesco aveva sempre predicato la semplicità, no? Del parlare semplice, di non fare tanti ragionamenti astratti, no? Allora lui diceva, ma allora cosa devo fare? Devo rinunciare a quello che a me piace, no? A quello che io sento, anche che è la mia caratteristica, per adeguarmi a quello che è il mio istituto, quello che è il mio ordine, oppure devo andare avanti con quello che sento io. E alla fine Francesco gli dirà, no, continua, no? Continua a predicare, continua a studiare, continua a annunciare alle persone. E questo ci dice che non c'è nessuna delle caratteristiche, nessuno dei talenti, nessuna delle differenze in cui ognuno di noi vive che non sia bella, che non sia spendibile per gli altri, no? Che non sia costruttore di pace, costruttore di un regno nuovo. E quindi chiede, questa anche un po' penso la vita di Sant'Antonio, chiede a ognuno di noi di saper conoscere se stesso e di diventare un po' se stesso, no? A volte diventiamo un po' quello che gli altri si aspettano da noi, o quello che pensiamo sia giusto, o quello che ci viene richiesto dalla società. E invece di cercare di andare un po' a fondo, di dire ma che cos'è che mi caratterizza, com'è che sono io, e cercare di sviluppare al più quello che ci è stato donato, no? Quello che noi siamo, mettendolo al servizio degli altri, al servizio di chi ci sta intorno, al servizio della società, penso che sia forse l'unico un modo in cui possiamo realizzare la nostra vita, in cui vivere con felicità e dando anche la felicità a chi ci sta attorno.